Siamo qui per sportsmall.it col nuovo presidente Oreste Perri del CONI Lombardia. Siamo qui nella sede di Via Piranesi, negli uffici del nuovo numero uno dello sport lombardo. Un nuovo movimento per le attività, le discipline con un nuovo capo. Cioè, ti senti capo? No, mi sento una persona che continua a lavorare per lo sport, come ho fatto in passato, in ruoli diversi. Mi sento responsabile, quello sì, però direi è un incarico di servizio questo, non è una carica, un incarico che deve essere svolto con coscienza, con umiltà, con spirito di servizio. Ecco, questa è un po' la filosofia con la quale e l'approccio che ho avuto verso questo incarico. Uno spirito di servizio che arriva da un uomo che lo sport lo conosce bene, in quanto è stato campione di una disciplina molto particolare. Vogliamo ricordare qual è la disciplina e poi anche che cosa hai vinto in carriera? Ma sono campione del mondo di canoa, in kayak sui 10 km, sui 1000 metri. Ho partecipato a 3 Olimpiadi, Monaco, Montreal e Mosca, con 2 quarti posti nelle prime due e un quinto nella terza. E poi sono stato 25 anni allenatore federale, ho allenato Antonio Rossi, ho allenato Bonomi, ho allenato i canoisti più forti che poi sono riusciti a salire tante volte sui podi olimpici. Ho avuto la fortuna, ecco, di trovare questi grandi campioni, anche dei colleghi con i quali ho lavorato, e siamo riusciti a raggiungere quei risultati che pensavo stregati e impossibili, perché 2 quarti posti e un quinto vicino al podio, sembravamo condannati a non riuscire a raggiungere l'obiettivo. Per la serie nella vita mai dire mai, ti ritrovi ad essere a capo del CONI Lombardia, mentre il tuo ex allievo, dicevi Antonio Rossi, è l'assessore allo sport della Regione Lombardia. Quindi questo fa sì che ci sia un connubio pregresso da anni, quindi una disponibilità da lavorare insieme su vari fronti, immagino. Sicuramente, Antonio è stato un grande atleta, ma soprattutto è una persona molto in gamba, molto corretta e determinata. Non ha paura della fatica, ha delle capacità notevoli ed è una persona molto onesta. Quindi, mi sono sempre trovato bene. Allora, con lui, prima quando era atleta, il mio atleta, e oggi che è assessore allo sport di Regione Lombardia, direi trovo una collaborazione molto buona e sono molto contento di questo. Fra l'altro è stata la prima visita che abbiamo fatto con la Giunta, dove fra l'altro c'era il presidente Maroni, ed è stata una visita, detto, da Pino Zoppini, che è il presidente onorario del CONI Regione Lombardia. Ha Ed ex detto, presidente proprio di questo è comitato. stato 17 anni presidente, ha detto: guarda, sei fortunato, io in tanti anni non ho mai avuto l'accoglienza che è stata fatta a voi. Ecco, e quindi poi sono stato in comune e ho incontrato l'assessore Chiara Comune di Visconti, con la Milano, ecco, quale, diciamo. Comune di Milano, con la quale c'è stata un'intesa e la voglia di fare assieme. Quando hai parlato di accoglienza, beh, prima delle elezioni è arrivata anche questa nomina quasi di stima, di amicizia del presidente Malagò. Quando ha fatto il tuo nome, come ti sei sentito? Ma inorgoglito prima di tutto, perché insomma la Regione Lombardia ha tanti atleti e persone di eccellenza, quindi mi ha fatto piacere l'essere nominato. Dall'altra parte però mi ha stimolato il senso di responsabilità, perché il fatto che uno ti dia fiducia fa piacere, però la cosa che non voglio fare è deludere tutti quelli che mi hanno sostenuto, partendo dal presidente Malagò, che veramente mi ha dimostrato
grandissima attenzione e poi testimonianze di stima che non voglio assolutamente deludere. So che sei in fermento con i lavori preparativi per lanciare quello che sarà la tua presidenza, perché in fondo sono pochi giorni e stai prendendo mano e stai dando corpo a quello che sarà la tua vita di presidente. Ma secondo te quali saranno i punti da affrontare nei primi mesi? Ma intanto l'organizzazione interna, cioè premetto che questa non è stata un'elezione con davanti 4 anni come tutte le elezioni, è stata un'elezione a metà mandato, quindi sono salito su un treno in corsa, è un treno che va messo a punto e quindi sicuramente intanto trovare l'intesa che è già molto buona con la giunta, con le tutti gli eletti, diciamo, dall'assemblea. Poi riorganizzare la struttura interna, legato al personale e prendere contatto poi con tutte le istituzioni locali. Infatti sono partito, diciamo, da Regione, dal Comune di Milano, però la mia intenzione poi con i delegati provinciali andare a visitare i comuni, almeno i comuni capoluogo delle varie province e incontrare poi le varie federazioni che così mi aiuteranno a trovare poi il cammino che dovremo fare assieme.